E benvenuti carissimi in questo nuovissimo video, qui con voi c'è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Ragazzuoli, diamo il benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale e bentornati a coloro che ci seguono sempre. Cominciamo questa fantastica settimana con la top 5 di Crepuscolo Mascherato. Perché ragazzuoli, perché questa è la settimana in cui cominciano i pre-release, ovvero nel primo weekend, nel weekend di questa settimana ci saranno i pre-release. Infatti io questa domenica, siamo lunedì, questa domenica andrò a fare il primo pre-release che sarà al Game Stand di Alberobello. Ragazzuoli, se siete in zona venite anche voi il 12 maggio al Game Stand di Alberobello. Non perdetevi questa occasione, ci sarò anche io se volete affacciare. Quindi direi che dato che siamo alle porte di Crepuscolo Mascherato, ovvero la nuovissima espansione, direi che fare una top 5 è bello che dovuto. Anche perché con la scorsa espansione effettivamente dicono forse non l'abbiamo fatto perché eravamo già pieni di video da fare. Ma con Crepuscolo Mascherato questa volta si inizia ben prima, quindi direi senza perdere altro tempo alcuno, direi di andare a fare questa bella top 5 personale, ragazzi, personale, quindi voglio i vostri commenti qui sotto con quello che ne pensate. Ed eccoci qui ragazzuoli con la nostra fantastica schermata di Crepuscolo Mascherato creata apposta per questo video, e direi di non perdere tempo alcuno. Ragazzuoli, parto col dicendo subito che in questo set ci sono davvero davvero tante carte utili. Io ho fatto un piccolo riassunto di quelle che io andrei ad usare di più, sicuramente quello che userò molto probabilmente appena uscirà l'espansione. Quindi non prendetela a male se magari non ci sono le vostre carte preferite del set all'interno, ma è una mia personale top 5. Detto questo, direi di iniziare, ragazzuoli miei. Direi che la prima carta sarà una carta aiuto. Ovvero, stiamo parlando che al nostro quinto posto c'è Riben, la carta aiuto Riben, che dice: scegli un effetto tra questi due. Ovvero, primo effetto, scambi il tuo Pokémon attivo con uno della tua panchina. Che magari, ragazzi, semplicemente è uno scambio, ma noi già abbiamo gli scambi, non è proprio il massimo, non andremo mai, quasi mai, a usare il suo primo effetto. Ma il suo secondo effetto è davvero interessante. Durante questo turno gli attacchi usati dal Pokémon dai tuoi Pokémon infliggono 30 danni in più ai Pokémon X attivo o al Pokémon V attivo del tuo avversario. Ricapitolando, facciamo 30 danni in più ai Pokémon X e V del nostro avversario. Voi dite, sì, vabbè, ma solo agli X e V? Ragazzi, sì, anche perché alla fine quali Pokémon hanno più vita? Ovvero gli X e V, quindi a chi vogliamo fare più danni? X e V. Letteralmente questo Riben è un pompa danni su tutti i Pokémon X e V nel nostro avversario. Ho detto X e V 50 volte, ma va bene. Queste ragazzi, 30 danni in più possono dire davvero, davvero tanto, anche semplicemente parlando del Charizard, che è tanto in meta. Charizard fa 180 danni, voi mettete un Charizard con un Riben che fa 200 danni già col suo primo attacco, o magari il nostro avversario ha già preso un premio e noi andiamo a fare 240 danni. Sto parlando di Charizard, ma questo Riben può essere usato con tante altre carte, tanti altri Pokémon, tanti altri attaccanti. Anche per dire, può essere usato nell'una ruggente baby contro gli ex e gli avversari per fare 30 danni in più. Possono significare davvero davvero tanto. Quindi questo quinto posto se lo becca il nostro caro amico Riben con i suoi 30 danni in più. Direi di passare al quarto posto. Al quarto posto, ragazzuoli, ho messo un Pokémon davvero davvero interessante, che secondo me poteva anche salire un po' di più nella classifica, ma va bene così perché più su ci sarà tanta altra roba. Sto parlando di Macargo X, ragazzuoli, un Pokémon di fase 1 che si evolve da Slugma, Terra Crystal Fuoco, con 270 di
vita. Questo fantastico Macargo X ha due attacchi. Il primo molto semplice, energia fuoco, un incolore, magma bollente, 70 danni e l'avversario viene bruciato. Ma quello più interessante è il suo secondo attacco, ovvero brucia terra. Con due fuoco e un incolore, fattibile ragazzi, basti fuoco ce l'ha nel modo di caricare. 140 danni, ascoltate bene, più scarta la prima carta del mazzo di ciascun giocatore, questo attacco infligge 140 danni in più per ogni carta energia scartata in questo modo. Fate bene attenzione, carta energia, non carta energia base, quindi qualsiasi energia va bene. Detto questo, come facciamo a scartare almeno la nostra energia? Bene, con decrittazione esperta ci mettiamo sopra nella nostra energia a fuoco e attacchiamo. E possiamo fare ben 280 danni, ragazzi, che è davvero, davvero tanta roba. Voi pensate se il nostro avversario ha anche un'energia in cima al suo mazzo? Noi andiamo a fare la bellezza di 320 danni, che ragazzi è tanta roba, no, di più, sarà 400, quasi 400 danni, io non mi metto a fare i calcoli perché è così ragazzi, sono davvero davvero un botto di danni, sono 400 e passa danni, che farebbe davvero tanto comodo, ma già 280 danni sono davvero un buon danno. Oltre al fatto che andiamo a scartare una carta del nostro avversario, oltre al disturbo anche il danno maggiorato, quindi tanta tanta roba. Secondo me si potrà fare qualcosa con questo Macargo, io sicuramente ci vorrò a montare un bel mazzo proprio su di lui. Detto questo ragazzuoli, detto questo, dopo aver parlato di questo fantastico Macargo, direi di passare al terzo posto di questa classifica. Il terzo posto di questa classifica secondo me verrà giudicato da tanti, perché secondo me la maggior parte delle persone penserebbero che questo Pokémon, ovvero vi ho già spoilerato che è un Pokémon, andrebbe tra i primi due posti, ma ragazzi ha tante difficoltà. Cerchiamo di capire chi è, così vi posso spiegare meglio. Stiamo parlando di Greninja X, ragazzi. Ebbene sì, proprio Greninja X. Oltre ad avere questa fantastica alternative, che è stupenda, ragazzi, è praticamente un quadro, può essere anche ben utilizzata. Pokémon di fase 2, quindi ha bisogno di caramella rara per essere subito evoluto, con 310 di vita, Terra Crystal lotta, quindi molto interessante. Questo Pokémon attacca con le acqua, ovvero ha due attacchi. Il primo attacco è taglio Shinobi, sono 170 danni e prendiamo una carta qualsiasi dal nostro mazzo e rimissiamo il mazzo. Interessantissimo, 170 danni con una sola energia sono davvero tanta tanta roba. Il fatto che prendiamo una carta dal nostro mazzo e la mettiamo in mano è tanta tanta roba, ma effettivamente se vogliamo proprio essere critici, quella carta la perdiamo con una Kissara o con un arbitro qualsiasi, però 170 danni sono sempre 170 danni. Sul primo attacco niente da ridire. Il suo secondo attacco è interessante, ma allo stesso modo difficile, ovvero un'acqua di incolore Mirage Barrage. Non sono riuscito a trovare in italiano, non ve l'ho tradotto perché comunque tanti di voi usano l'inglese, quindi sapete benissimo cosa fa, ovvero ve lo vado a dire. Scarta due energie da questo Pokémon e questo attacco fa 120 danni su due Pokémon dell'avversario. Questo significa che se il nostro avversario non ha Manaphy in panca, noi potremmo fare anche ben 2 KO. Praticamente è un Greninja lucente potenziato. Il problema principale è che nel meta tutti i mazzi usano Manaphy. Sappiamo benissimo cosa fa Manaphy, ovvero proteggerci la panca. 120 danni sarebbero scartare due energie e fare solo 120 danni all'attivo. Ecco perché secondo me non è proprio chissà che come mazzo. Interessante sicuramente sì, ma meta non lo so ragazzi, non lo so. Secondo me è davvero complicato riuscire a fare KO
col suo secondo attacco. Potremmo fare KO i Pokémon attivi, ma quelli in panca la vedo già un po' più difficile. Secondo me è da vedere, anche se effettivamente nella questa espansione nuova avremo l'energia riciclo, ovvero che quando viene scartata da un attacco ci ritorna di nuovo sul Pokémon. Quindi magari questo Greninja con l'energia riciclo riscartiamo e le riassegniamo. Può essere interessante, vi ho detto, secondo me l'unico problema di questo Pokémon è Manaphy, ragazzi, Manaphy gli può dare davvero, davvero fastidio. Bene, detto questo, si becca un bel terzo posto, che comunque non è affatto male, e abbiamo Greninja X. Può essere interessante, ma molto difficile da usare. Ora, ragazzuoli, andiamo al clou, alla golositudine di questa top 5, ovvero col primo e il secondo posto. Al secondo posto, ragazzi, secondo me questa carta sarà messa in ogni mazzo. E detto questo, sapete già di cosa sto parlando. Abbiamo un altro fantastico Pokémon, questa volta un Pokémon base. Stiamo parlando di Ursaluna Cremesi X. Ragazzuoli, Ursaluna Cremesi X, secondo me lo vedremo in ogni mazzo. Cosa fa Ursaluna Cremesi? Bene, 260 vita di tipo incolore, Pokémon base, quindi lo mettiamo a terra e possiamo già usarlo. Un'abilità che va in combinazione con il suo attacco Luna Rossa, ovvero talento esperto. Il costo degli attacchi di Luna Rossa, ovvero l'energia che serve per attaccare del suo attacco Luna Rossa, usato da questo Pokémon, è ridotto di una per ogni carta premium presa dal tuo avversario, ovvero di un incolore per ogni carta premium presa dall'avversario. Il nostro Luna Rossa attacca con 5 incolore, quindi ben capiamo che non andiamo ad usare agli inizi, non ci facciamo solo un mazzo con lui, anche perché fa solo 240. Ma quei 240 danni già contro un avversario che ha preso 3 premi sono davvero interessanti. Ma anche per chiudere le partite con l'ultimo premio, ragazzi, questi 240 danni usciti semplicemente da una Minor Ball e un'energia qualsiasi assegnata è davvero, davvero tanta roba. Ecco perché secondo me lo vedremo in ogni mazzo, perché attacca con energia in colore, quindi con qualsiasi energia, e potrebbe anche attaccare con una sola energia, ragazzi. Quindi tanta, tanta roba. 240 danni, belli esplosivi, anche con una sola energia. Quindi molto, molto interessante. Oltre ad essere davvero bella carta, abbiamo oltre la gold di questo Ursaluna anche questa alternative art. E devo dire la verità, anche la sua regular è davvero davvero bella. Quindi, posto d'argento, Ursaluna Cremesi, che secondo me andrà praticamente quasi in ogni mazzo. E ora, ragazzuoli, andiamo al gold di questa top 5, ovvero quello che secondo me sarà una delle carte che vedremo tanto in meta. Ed è un altro Pokémon, ragazzi, è stato Five, tratta praticamente di Pokémon, mi avevo detto è la mia top 5, o quello che secondo me sarà davvero molto interessante, quello che io andrò a usare. Secondo me questo Pokémon, lo dico già, è un Pokémon, sarà davvero, davvero forte. Infatti stiamo parlando di Dragapult X, ragazzi, Dragapult X. Io mi scuso che non l'ho trovata né in inglese né in italiano, ma comunque sono riuscito a tradurre ciò che fa. Allora, Dragapult X, Pokémon di fase 2, anche se abbiamo già la fase 1 che è davvero forte. Vediamo cosa fa prima in fase 2. 320 di vita di tipo Drago, Terra Crystal Drago. Già questo praticamente non abbiamo debolezze, già qui è un pezzo fortissimo di questa carta. Primo attacco, già semplice, Jet, 70 danni, easy peasy. E il suo secondo attacco, la cosa interessante, anche con delle energie improponibili, ovvero una fuoco e una psico, fa 200 danni, immersione fantasma, e dice: metti 6 segnalini danno sui Pokémon nella panchina del tuo avversario nel modo che preferisci. Ebbene sì, ragazzi, questo non viene né bloccato da Jirachi e né bloccato da Manaphy.
Quindi ben capite che questi 6 segni di danno sono davvero molto significativi. Inoltre sono 200 danni all'attivo, che potrebbero essere potenziati effettivamente da Riben, quindi sarebbero 230 Toon V e Sun ex avversario. Quindi vedete, Riben si rifà anche su questo Dragapult. E oltretutto abbiamo come fase 1 un fantastico Draclock, che ha un'abilità che è spirito raccontante. Un po' così, ragazzi. Una volta nel tuo turno puoi guardare le prime due carte del tuo mazzo, mettile una nella mano e l'altra sotto al mazzo. Quindi già giocare con i fase 1 è molto interessante, perché ce ne va a pescare una carta e l'altra la mettiamo sotto, quindi tanta tanta roba. Oltre alle caramelle rare potremmo anche giocare con le sue fasi. Tanta roba, ragazzi, davvero tanta tanta roba. Questo potrebbe essere davvero decisivo per il meta, anche perché ora ci sono tanti Pokémon che si evolvono da base con 60-70 di vita, che noi possiamo tranquillamente andare a shottare solo con l'effetto di questo Dragapult. Quindi davvero davvero tanta tanta roba. Qui sicuramente ci farò un mazzo, ragazzi, con questo Dragapult ci andrò a fare sicuramente un mazzo, perché io adoro i mazzi spread. Le energie sono un po' così, ma già si è pensato a una combinazione con Xato che assegna energia e pesca 2, quindi le combinazioni ci sono, ragazzi, il modo per costruire questo mazzo c'è, quindi io non vedo l'ora che esca questa espansione proprio per andare a provare questo fantastico Dragapult. E detto questo, ragazzuoli, direi che per questa top 5 è davvero davvero tutto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi di questa espansione e cosa ne pensate anche di questa mia top 5. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzoni.